Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch, un nuovissimo metodo per avere il corpo invisibile. Per eseguire questo glitch dovrete avere due personaggi. Il primo personaggio dovrà essere maschio, mentre il secondo personaggio dovrà essere femmina. Poi dovrete aver giocato ad un minigioco di GTA Online come tennis, freccette, braccio di ferro, golf, in modo tale che tra le attività recenti del proprio account PSN ci sarà scritto che avrete giocato a quel minigioco, nel mio caso freccette. A questo punto dovrete essere in una sessione di GTA Online con il primo personaggio, ovvero con il personaggio maschio. Dopodiché dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su cambia personaggio e selezionare il secondo personaggio, ovvero il personaggio femmina. Quando sarete spawnati in sessione con il personaggio femmina, dovrete recarvi in un negozio d'abbigliamento, dovrete andare dove c'è la commessa, dovrete andare su completi colpo tattici e dovrete indossare il completo la guerriglia. Indossato questo completo, dovrete andare su pantaloni, pantaloni cargo e dovrete indossare i pantaloni cargo khaki. Indossati questi pantaloni, dovrete andare su scarpe, scarpe sportive e dovrete indossare le scarpe sportive bianco sporco. Indossate queste scarpe, dovrete andare su accessori, guanti e dovrete indossare i guanti di lana neri. Indossati questi guanti, dovrete andare su occhiali, occhiali casual e dovrete indossare gli occhiali montatura rame. Indossati questi occhiali, dovrete andare su copricapi, cappellini dritti e dovrete indossare il cappellino broker. A questo punto dovrete salvare il completo tra i completi salvati lasciando il nome così com'è, nel mio caso nuovo completo 5. A questo punto dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su cambia personaggio e dovrete selezionare il primo personaggio, ovvero il personaggio maschio. Quando sarete spawnati in sessione con il personaggio maschio, dovrete recarvi in un negozio d'abbigliamento, dovrete andare dove c'è la commessa, dovrete andare su completi standard e dovrete indossare il completo il bagnante e dovrete salvare il completo tra i completi salvati lasciando il nome così com'è, nel mio caso nuovo completo 3. Quando avrete salvato il completo tra i completi salvati dovrete tenere premuta la freccia in basso e selezionare Franklin. Dovrete recarvi nella storia con Franklin. Nella storia con Franklin dovrete aver acquistato questo garage che costa $30,000. Il garage dovrà anche essere pieno di auto, perciò dovrete parcheggiare 4 auto all'interno di questo garage. Se volete potrete rubare 4 auto dei civili nella strada e parcheggiarle nel garage come ho fatto io. Un altro requisito fondamentale che vi servirà per eseguire il glitch
è aver sbloccato Jesse tra i personaggi speciali della modalità regista. Per fare ciò dovrete recarvi in questa locazione, che sarebbe la locazione dove si trova Jesse. Dopodiché dovrete avvicinarvi a Jesse e dovrete premere la freccia destra per parlare con Jesse. Parlando con Jesse, automaticamente Jesse sarà sbloccato tra i personaggi speciali della modalità regista. Quando avrete terminato di parlare con Jesse, dovrete aprire il menu interazione e dovrete andare nella modalità regista. Quando sarete nel menu della modalità regista, dovrete andare su Attori, Personaggi Online e dovrete selezionare GTA Online 1. A questo punto dovrete attendere un minuto senza fare niente. Quando avrete aspettato un minuto, dovrete tenere premuta la freccia in basso e dovrete selezionare la roulotte. Uscirà questa schermata con scritto: vuoi tornare alla roulotte? Voi dovrete premere X per confermare. Quando sarete tornati alla roulotte, dovrete andare tra le attività recenti del proprio account PSN. Dovrete premere X dove ci sarà scritto che avrete giocato a quel minigioco, nel mio caso freccette. Dopodiché dovrete premere X sull'opzione avvia minigame. Quando avrete premuto X sull'opzione avvia minigame, uscirà questa schermata con scritto: vuoi tornare alla roulotte? Dovrete premere velocemente cerchio per annullarla. Dopodiché dovrete premere un'altra volta cerchio, dovrete andare su personaggi speciali e dovrete selezionare Jesse. Quando avrete selezionato Jesse, la visuale di gioco si buggerà come state vedendo nel video. A questo punto dovrete aprire il menu interazione, però il menu non sarà visibile nella visuale di gioco. Infatti vi consiglio di eseguire questo passaggio sentendo l'audio del gioco. Quando avrete aperto il menu interazione, dovrete premere 5 volte la freccia in alto. Quando avrete premuto 5 volte la freccia in alto, dovrete premere una volta X. Quando avrete premuto una volta X, dovrete premere una volta la freccia in alto. Quando avrete premuto una volta la freccia in alto, dovrete premere una volta X. Se avrete premuto i tasti correttamente, il personaggio si sbagherà dalla roulotte, potendo muovere sia il personaggio sia la visuale liberamente senza problemi. A questo punto dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su Online, seleziona personaggio e dovrete selezionare il secondo personaggio, ovvero il personaggio femmina. A questo punto attendete qualche secondo e dopo qualche secondo, durante il caricamento, uscirà questa schermata con scritto: attenzione, tempo per trovare la sessione scaduto, ritorna a GTA 5 e riprova più tardi. Voi dovrete premere X per continuare. A questo punto vi farà spawnare automaticamente nella storia. Se il glitch sta funzionando correttamente, quando sarete spawnati nella storia, in alto a destra ci sarà sempre la scritta modalità regista. A questo punto dovrete aprire il menu rapido della PlayStation, dovrete premere X sull'opzione chiudi applicazione, uscirà questa schermata con scritto: la seguente applicazione sarà chiusa. Voi dovrete premere X su OK. Fatto ciò dovrete riavviare il gioco, quindi riavviare GTA. Appena avete riavviato il gioco, dovrete tenere premuti i tasti L1 e R1 per far sì che durante il caricamento uscirà la schermata della calibrazione dello schermo. Quando sarà uscita la schermata della calibrazione dello schermo, potrete smettere di tenere premuti i tasti L1 e R1. Dopodiché confermate la schermata della calibrazione dello schermo e attendete il caricamento della storia. Quando sarete spawnati nella storia, dovrete aprire il menu di pausa, dovrete andare su Online, gioca a GTA Online e dovrete selezionare sessione solo a inviti. A questo punto uscirà questa schermata: politiche online di Rockstar Games. Voi dovrete mettere la spunta dove c'è scritto: ho letto e accetto l'EULA, eccetera, eccetera. Dopodiché
dovrete premere X su invia. Fatto ciò, dovrete aspettare il caricamento della sessione. Quando sarete spawnati in sessione, come ben noterete, sarete spawnati con il primo personaggio, quello maschio, anziché con il secondo personaggio, quello femmina, che sarebbe l'ultimo personaggio che abbiamo selezionato tramite l'opzione Cambia personaggio. A questo punto dovrete aprire il menu Interazione. Dovrete andare su stile, abito e dovrete selezionare il completo buggato che avete salvato con il personaggio femmina. Fatto ciò, se tutto sarà uscito correttamente, avrete il completo con il corpo invisibile. L'unica pecca è quando selezionerete il completo, le parti del corpo del personaggio, dopo qualche secondo, saranno sostituite con dei pantaloni grigi e una maglietta nera. Però c'è un glitch attualmente funzionante che ho caricato circa 2 settimane fa per bypassare le parti del corpo del personaggio invisibili, per far sì che potrete indossare tutti i completi con delle parti del corpo del personaggio invisibili. La cosa bella quando farete il glitch per bypassare i completi invisibili è che il glitch continuerà a funzionare anche dopo essere morti e dopo aver cambiato sessione. Il glitch sarà in funzione fino a quando non uscirete dal gioco. Oltretutto, facendo quel glitch, potrete indossare i completi invisibili senza essere CEO. Perciò, niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video ed orco vedrete tutto nel cinema al prossimo video. Bella!